Salve a tutti voi con PlayBuilders, da Dito Rancho. Quest'oggi facciamo la review di un kit adatto alla seconda Build Divers, di cui anche abbiamo fatto l'unboxing in passato. Oggi facciamo la review del Gundam HG Gigan Ultron. Ma adesso cominciamo subitissimo ad analizzarlo partendo dalle articolazioni. La prima articolazione è quella della testa, che è montata principalmente da questo mini giunto qui con un po' di click up. Si consente di fare molti movimenti. Allora, come potete vedere, può essere ben piegato ben così in basso, leggermente così all'indietro, purtroppo non va, può andare di molto. Poi può essere ben piegato leggermente lateralmente in questo metodo qui abbastanza bene. E poi la rotazione è ben da 160 gradi. Per la parte di articolazione del braccio e della spalla, anche un po' delle parti un po' animalesche, anche qui ovviamente sono stra ben articolate. Allora, per cominciare abbiamo questo giuntino qui ad estrazione con un polycast, che consente comunque sia di essere ben alzato bene in alto in questo metodo qua. Purtroppo non può andare più in alto ulteriormente, un po' a causa un po' del fattore testa, un pochino impedisce alcuni movimenti tutto qua, e altrimenti si chiede di scassarlo. Ma comunque si vedete può costipare bene. Poi c'è ragazzi, il mini ball joint qui che serve a un pannetto, consente bene di essere spiegato così in alto in questo metodo qui, anche ben così in basso. Poi abbiamo l'articolazione qui al braccio, che del bicipite, che consente di fare la rotazione così in questo metodo qua, doppio piegamento così in questo metodo, piegamento poi del polso così in quest'altro metodo. E poi abbiamo anche qui delle articolazioni molto interessanti che valgono sia per il lupo che la tigre. Allora, che vedete, possono aprire la bocchetta in questo metodo qua, molto figo effettivamente, e anche un pochino possono ruotare. E poi c'è anche questa articolazione qui che è riciclata principalmente anche dal Gundam originale HG, che è della serie di Wing, non mi ricordo, scusatemi, mi viene il nome. Comunque sia, che c'è questo sistema qui in pratica. Allora, come vedete, queste parti qui si alzano e si abbassano, e anche la bocchetta qua. Più inoltre questa parte qui può anche estrarsi, e vabbè, a me capita che mi si stacchi, non so per quale motivo. Comunque sia, vedete, comunque sia si sta in questo metodo qua, è veramente una figata in pratica, ma soprattutto anche perché con questi qui si possono fare delle fantastiche, veramente ottime pose. Poi le parti qua dietro del backpack, che sono anch'esse molto ben articolate, e non avevano veramente tantissimi molti piegamenti. Lo vedete, può essere ben tirato in questo metodo. Questo primo pannetto qua, vedete, anche ben così in basso e anche ben così in alto. Più inoltre questo back, c'è anche questo mio sistema qui all'ala in questo metodo qua, e vedete addirittura ruota così in questo metodo qua. Wow, veramente tantissimo. C'è anche il mini cosino anche qui per piegarlo, e c'è anche un pochino di movimento anche un po' per la parte che dello scudo, che anche principalmente diciamo che è un elemento un po' estetico che nell'animo, visto che non lo usa quasi mai, tutto qua, e nulla di più. Per la parte di articolazione qua sul busto, allora può ruotare in questo metodo qui principalmente, e ben totalmente a 170 gradi, ma anche c'è una mini articolazione anche qui più che altro interna, che vedete gli può consigliare almeno di fare alcuni leggerissimi piegamenti in questo metodo qui, ma del tutto qua invisibili. E poi abbiamo le gonne, che vabbè, sono ben articolate anche esse qui, e la divisa in modo così da poterle muovere in questo metodo qui individualmente. E anche questa parte qui si alza e si abbassa. Poi abbiamo le gambe, che sono anche se ben articolate, che fanno la spaccata così in questo metodo qua. Poi possono fare il calcio in avanti fino a questa altezza, poi calcio all'indietro impossibilitato da questo fattore qui della gonna principale. E poi, scusate, mi è staccato un pezzo, dicevo, e poi diciamo la gamba ruota così in questo metodo. Poi c'è il piegamento doppio in questo metodo qua, ha anche diciamo un'apertura qua in questo stile qua in pratica sulla gamba, in pratica, che mi ricorda un pochettino un po' un'arma, cosa, il Gundam Titan, il Raptor Breaker in pratica, così in questo metodo. Comunque sia, ovviamente molto figo. E poi abbiamo l'articolazione qua della parte un po' qui del piede, che vedete che poi si piega ben così in alto ed in basso in questo metodo qua, e anche ben lateralmente. Più anche questa parte qui che leggermente si muove, ma veramente di pochissimo, diciamo che non la calco. Però quindi devo dire, comunque, come articolazione, wow, è veramente molto ben articolato. Certo, non è ai livelli forse di un fully articulated, però è veramente molto figo, proprio anche sull'articolazione in sé per sé, come ci sta bene. Passiamo adesso a vedere le armi ed accessori del Gundam Gigan Ultron, che vi dirò una cosa, mi hanno ecco adatto veramente moltissimo, più principalmente quelli di Altekit
della serie precedente, un po' di Gundam Build Fighters, come per esempio, vabbè, per esempio tipo il Sekai Kamiki Gundam in pratica, tutto qua. Perché diciamo questo kit qua non è che utilizza proprio delle grandi armi come fucili, robe del genere, ma utilizza un po' lo stile delle arti marziali, e la cosa mi piace veramente moltissimo in pratica. Perché qui differenzia un po' degli altri Gundam, come per esempio il Buildborn in Gundam, che diciamo che non aveva proprio delle vere armi, questo qui diciamo che almeno un pochino ce l'ha di armamentarlo. Cioè abbiamo principalmente qua allora, i Balkan Guns, che qui hanno voluto mantenere, che fanno parte un po' del kit originale o del Gundam originale, sì, perché il kit non è ancora uscito, tutto qua, di cui non mi ricordo benissimo il nome, più che altro comunque sia ce li ha qui sulla testa, e poi diciamo che come altre armi abbiamo queste cose qui, che come già detto prima mi ricordano il Raptor Breaker, di una tecnica cosa il Gundam Tyon, diciamo, e poi più principalmente, come già fatto vedere prima, e tal scusatemi se è staccato, comunque sia, come potete vedere, c'è anche diciamo questo sistema qui principalmente, che non mi ricordo bene come funzionerebbe, perché ho visto poco usare l'arma, mi ricordo poco. Comunque sia, dobbiamo sentire un po' a volte un po' di strappare, un po' di attaccare anche un po' di attivi, e dobbiamo anche sparare diciamo dei raggi laser, diciamo tutto qua, diciamo. E poi ci sono questa parte qui dovrebbe fare forse muovere i suoi nemici, tutto qua. Poi mi ricordo che il kit, che il Gundam diciamo oggi in alto nella di Gundam Build Divers utilizza altre tecniche, tutto qua di arti marziali, ma io vi dico c'è una cosa che non me la ricordo quasi per nulla, quindi tutto qua, scusatemi quindi se non ve le illustro tutto qua, perché non me la ricordo, così comunque se dico se volete comunque di cercare sulla Gundam Wikipedia tutto qui, o su Gundam Fandom, che sono illustrate tutte quante. Ma comunque se passiamo alla vera arma principale, che ha questo kit qua, e che siccome è una delle figate veramente incredibili, adesso vi mostro subitissimo appena finito di metterlo qui, ecco qua, che allora principalmente che prendendo queste due parti che ci sono vabbè, nel kit, si può andare a creare la fantastica arma del Raging Thunder in pratica, semplicemente staccando questa qui che serve la parte del lupo e anche questa qua della Tig, che sono veramente figata, veramente anche proprio a livello anche poi di scalp, che sono veramente bellissimi in pratica, e poi la cosa ci può stare veramente molto bene in pratica, e poi vabbè con la bocchetta aperta si vanno a inserire così in questo metodo qua, e poi alla fine eccoli qua messi, sì, anche qui è all'altro braccio, cioè eccoli qua, diciamo eccoli pronti per utilizzare la fichissima arma che usa nella serie in pratica, il Raging Thunder, sì, o come cavolo si diceva in pratica, tutto qua in pratica, che mi pare veramente una figata veramente incredibile in pratica, anche così è facilissima anche da mettere, e la cosa mi piace moltissimo. E poi c'erano belle ali, che non mi ricordo bene se utilizzava un po' di lame più che altro, vabbè comunque sia, già così veramente è davvero molto figo, e ci sta veramente molto bene. Parliamo adesso anche molto rapidamente delle modifiche custom che ho fatto questo modello qua, che vi dico come model kit, diciamo ne ho dovute fare davvero poche, una principalmente su rilievo, vabbè più che altro le modifiche custom che faccio solito sono vabbè più che altro quello di fare il montaggio a dettagli, che principalmente lo ripeto in tutte le mie recensioni per sicurezza, è rompiscatto che un po' a volte me lo vengono a dire in pratica, che non è, non, che no, non è come un montaggio a secco, perché principalmente io mi limito a montare il modello ma levigando per bene le parti, facendo una buona pannella ben dettagliata, e quando serve di fare qualche piccolissima verniciatura, quindi non venitemi a dire che principalmente è la stessa cosa che del montaggio a secco, tutto qua, perché no, non è la stessa cosa, tutto qua, sì, è tutto qua, è una cosa un pochino, devo ripetere a volte, è un po' di antipatico, che a volte vengono un po' a criticarmi in alcuni miei video, tutto qua. Comunque sì, come già detto prima, io vabbè ho fatto la pannella principalmente, che tra l'altro questo kit qui ne avete tantissime qui di linee di pannella simpatica, ma devo fare un'altra successiva poi modifica in pratica, che purtroppo non ho avuto tempo di fare adesso, ma però prometto che nei prossimi giorni in pratica sarebbe quella di verniciare principalmente questa parte qui dello scudo, vedete che purtroppo c'è queste decas qui che stanno cominciando un po' a staccarsi molto facilmente, tutto qua. Ma diciamo l'unica piccolissima vera e propria modifica custom che ho fatto è stata qui alla testa, dove ho verniciato principalmente questa parte qui che c'è nel V-fin, in pratica questo gioiellino qua in pratica, tutto qua con un pizzichino di rosso in pratica, una piccolissima cosa molto semplice in pratica, l'unica più che altro che serve, per il resto non ho fatto praticamente altro, anche se un pochino alcune parti serve un pochino
dai, fai bene, infatti, ti è tutto qua. Però per il resto, un buon kit che si accappa veramente molto bene. Bene, adesso vediamo subitissimo come si comporta nella posabilità e stabilità riassuntiva terrestre e anche in quella riassuntiva aerea. Dunque, parlando della posabilità e stabilità riassuntiva terrestre, allora che dire se non che è veramente molto ottima come posabilità in generale, proprio che è veramente fantastica. Veramente mi piace, molto soddisfacente, devo dire, perché veramente ha le buone articolazioni, principalmente a double joint in generale, e sono fatte veramente molto bene. A parte principalmente le gambe, forse è l'unico punto, ma vabbè, in pratica che forse potrebbero andarci un pochino di meglio, ma vabbè, comunque sia, in generale modo comunque sia è uguale, perché diciamo comunque sia delle belle pose. Principalmente in stile arti marziali riesce a farle veramente molto bene, poi anche senza contare anche poi grazie a queste grandissime cose qui in pratica che ha, principalmente è davvero divertentissimo in pratica che a mettere in posa e veramente dai una fantastica con proprio posing in generale, anche se non si vogliono anche utilizzare proprio i due pezzi per fare tipo quell'arma che è speciale che dopo lo faccio vedere principalmente. Comunque se lo dico, comunque sì ragazzi, veramente ti resta veramente molto bene poi in pratica, poi grazie a queste buone articolazioni che lo leggono poi bene in tantissime pose, ovviamente si può veramente fare tantissima carità proprio a livello di posing, ovviamente è veramente molto soddisfacente per questo. E tra l'altro, aspetta un'altra cosa, questo kit qua mi ha fatto venire anche la voglia di prendere un altro kit in pratica, o meglio quello del Master Gundam HG in pratica, perché tra l'altro mi ci vuole anche un bel Master Gundam da mettere anche assieme poi ai miei altri Gundam delle arti marziali, tutto qua in pratica. Comunque se ragazzi, facendo un attimino anche in un'altra posa terrestre che fa il suo attacco speciale, poi passiamo a quelle aeree. E come premesso, eccolo qua in posa con il suo fantastico attacco che mette una figata. È praticamente il Raging Thunder, quello come lo chiamano nell'anime in pratica. È un attacco veramente fighissimo, in pratica, che spara in pratica due vari raggi laser. Non mi ricordo molto bene, però è veramente una figata in pratica, diciamo. E anche poi dura un po', principalmente anche con questo kit qua, è veramente molto figo. Perché poi la cosa interessante è che non si fa con questi due pezzi uniti, ma si può anche fare principalmente anche con queste due parti qui, principalmente anche messe anche un po' così, poi anche andando poi così per bene i braccetti diciamo anche che la posa diciamo diventa ancora più figa, però per adesso mi fermo qua perché già è una posa un po' complicata diciamo e volevo far vedere qui in pratica perché secondo me nella posabilità e stabilità diciamo secondo me non rende molto bene, però comunque devo dire comunque sì, è veramente una figata anche già anche così ovviamente da metterlo veramente mi piace un casino e secondo me anche per la posabilità in generale terrestre secondo me ha superato alla perfezione il mio test in generale che faccio tutti i miei modelli. Invece, parlando della posabilità e stabilità riassuntiva aerea, bisogna dire che anche qui mettendo su una buona action base, come che io, vabbè, io lo utilizzo principalmente, questo qui per SH Figures, ma anche per action figure, bisogna dire comunque sia anche per la posabilità aerea, comunque sia ben fatto, e ovviamente ci sta veramente molto bene in pratica, e veramente mettendo tantissime pose aeree si può fare anche per bene, anche qui con i suoi fantastici Rising Thunder che possiede in pratica, è veramente proprio un piacere principalmente anche da mettere, poi proprio in generale modo come modello ci sta veramente, è secondo me veramente molto bello proprio in genere modo. Poi beh, se non vi va bene per le pose classiche si può anche fare il calcio delle arti marziali principalmente così in questo metodo qua e va bene in pratica diciamo anche che diciamo questo genere di equipaggiamento anche così ben fatto e diciamo queste buone articolazioni qui semplici ma buone diciamo è veramente molto divertente di giocarci e mettere molto bene in posa. Secondo me questo modello qui è veramente molto ottimo proprio in generale anche da giocarci anche un po' per bene anche e come secondo me è adatto anche alla perfezione anche i modesti principianti a prime armi che vogliono magari un modellino anche più divertente a montare senza troppo armamentare. Forse questo qui è il modellino più consigliabile principalmente perché è veramente molto ottimo, a parte un po' alcune toppe dei casi e forse non necessarie, ma che vedremo proprio più in avanti per bene dopo che nella sezione dei dati positivi e negativi. Ma vabbè dai, ragazzi, a questo punto qui adesso lo smonto dalla sua action base, vediamo la altezza complessiva di questo modello, facciamo alcune comparazioni nei vari con vabbè, altri suoi modelli un po' della sua famiglia, diciamo Wing, diciamo che sono stati per altre custom, diciamo della serie. Poi vediamo se sono positivi e negativi, vediamo il voto finale. Il Gundam Gigan Alto ne è alto un po', vediamo un po' di base ben sui quasi ben 13 cm e mezzo, se consideriamo bene le sue gigantesche ali, ma se consideriamo modellino di base
risulta leggermente alto, no, è 30 centimetri, diciamo che accumula un po' più di centimetri proprio grazie alle super ali, diciamo, tutto qua. Diciamo che anche per il resta comunque un body kit molto alto grazie al suo bel Bifin che possiede. E per il Gundam Giganauta, questo primo paragone con il Jagan Blast Master, così, perché ci stava molto bene, tanto, vabbè, sono stato anche un pochettino in compagnia di squadra in varie occasioni, diciamo, in particolar modo con lui in una bella occasione, quindi, ok, se conoscete bene l'anime. Secondo paragone con il Kamigi's Burning Gundam di Gundam Build Fighter Star, che si vede nel finale, e protagonista anche un po' dell'Orbi, che è molto figo, ci sta molto bene, in pratica anche lui come unità di arti marziali, secondo me, ci sta veramente molto bene, e anche se poi, più che altro, comincia proprio come un modello, loro da metà comparazione con loro il Master Gundam da nazione che non cura Panda e lo piglio alla lezione HG almeno per il momento. Comparazione anche con il fichissimo Gundam Wing di Hono del manga di Gundam Build Fighters, che è molto figo, e tra l'altro sono anche riuscito, diciamo, a risolvere anche un pochino il problema che mi era dato un po' fastidio durante l'accensione, in pratica di quella parte in plastica fatta male, che l'ho, diciamo, dipinto qui le parti di articolazioni. Paragone anche con il Gundam Venice Rinascita, l'orgoglio italiano, che ci stava molto bene, e tra l'altro siccome io ero anche un po' bene, anche a livello di culo ci stanno veramente molto bene, di cui vabbè tra l'altro poi anche Gian Alton, diciamo, c'aveva buone parti delle articolazioni, si nota ad avere un parecchi punti. Paragone anche con il Wing Gundam base, eccovelo qua in pratica, di cui tra l'altro spero che faccia anche la versione anche del Targon Gundam, o come si chiama, se no lo Shandong Gundam, va bene, che generiamo il modello base da cui poi si è stata ispirazione a fare questa custom che diventa una figata, ci sarebbe bene, proprio una nuova editazione del modellino HG. Paragone anche con il Gundam SD-Zero Maru, in una modalità diciamo HG o Real Mode. Paragone anche con il Gundam Astra No Name, e paragone anche con il Gundam Double Zero Sky, in pratica, veramente una figata, in pratica, di cosa dato devo anche comprarmi il Moebius, comunque sì, l'ho messo in comparazione, perché tra l'altro è uscito anche per Benetton nei test, è un fantastico duello, voglio dire, che mi è piaciuto moltissimo, sia bene la prima serie di Gundam Build Divers, vi confesso la verità, per certi versi non è che mi è molto piaciuta, voglio dire, in alcuni punti, ma ne parlerò magari un giorno, poi si fa una recensione un po' di quella serie lì, ed infine per concludere in bellezza, paragone anche che come sempre con il mio fantastico Gen Base Gundam, che vabbè è la mia unità di comparazione, non manca mai, diciamo, in ogni mio video. Quindi, parlando dei lati positivi e negativi su questo Gundam Giganauta, che dia allora di questo modello qui. Ragazzi, questo bel modellino qua è veramente un bel modellino, veramente. E mi è piaciuto veramente moltissimo. E ovviamente mi è veramente molto soddisfatto. In pratica, tutto qua in pratica. Ha un design, secondo me, veramente molto strano, in pratica, come custom. Un po' originale, vuol dire. Che comunque, secondo me, ci sta veramente molto bene. E veramente mi è piaciuto veramente. Poi un casino veramente tantissimo. Ma proprio mi è anche bene questo spirito, anche le mosse che fa nell'anime. Principalmente sono molto belle, che poi tra l'altro con questo Gunpla qui o Gundam si possono anche applicare anche per bene i modi, che secondo me è fatto veramente molto bene. Principalmente è vero, utilizza delle parti un po' di chi, come per esempio un po' buona parte delle articolazioni si provengono principalmente da Wing Gundam, eccomelo qua, di cui tanto mi si è staccato il busto stranamente, va bene, in pratica buona parte delle articolazioni provengono, infatti possiede anche un fucile simile, tutto qui, che non ho fatto vedere l'accensione per vari motivi. Quindi tutto qua in pratica, proprio il resto come modello comunque si scava molto bene, siccome ha anche un buon design e anche tantissime linee di pannello, in pratica moltissime pannellines, e mi piace anche così come sono state costruite anche per bene anche un po' queste sue armi qui, in pratica queste cose qui sulle braccia, non mi ricordo molto bene. Poi mi piace anche così anche poi la tecnica che utilizza nell'anime, che è veramente molto, molto bella, in pratica da Raging Thunder, sì. Vabbè, e anche per questo è fatto veramente molto bene, anche qui, anche per le ali, anche se sono cose che ogni tanto possono essere un pochino loose, tutto qui dipende alle volte, però per il resto secondo me è veramente molto ottimo, perché veramente è veramente molto buono, no, davvero, fa veramente moltissime buone pose, devo dire, e poi mi piace, voglio dire. Forse un altro lato negativo che voglio segnalare, che un pochino si nota ogni tanto, nel kit non si nota sempre, sono a volte un po' come lato negativo i segni di stacco dalle spore, che a volte si notano, per esempio qui sulle gonne, non so se riuscite a vedere, qui un pochino si notano leggermente, anche se le vighi per bene la nazione, forse un pochino per questo qui andrebbe un pochino ridipinto tutto qua, e forse un altro lato negativo sono anche un po' le toppe dei caschi, a volte diciamo, devo dire che non sono eccessivamente toppe, però in alcuni casi sono un po' esagerati, per esempio qua sullo scudo avrei preferito di no e non averle, e diciamo avrei preferito più che altro avere una parte totalmente nera da incastrarci sopra tutto qua, però per il resto comunque sia come kit,
devo dire che va veramente molto bene. E tralasciando questi piccoli lati negativi, comunque sia, è veramente molto fantastico. Io veramente questo Gundam qui veramente mi ha pagato veramente molto per me. Mi ha soddisfatto e veramente sono veramente molto contento proprio di questo kit qui. E quindi giunto quindi dare il voto finale. Il voto finale che voglio dare, nonostante tutto quanto, perché comunque sia abbastanza veramente molto buono, è un 8.5, un 8.5, un 8 e mezzo, perché è veramente molto fantastico, veramente. Non ha molte armi, però diciamo se carabina con i suoi accessori, può fare veramente belle pose di arti marziali principalmente. E diciamo queste cose qui sono veramente molto fighe. So che alcuni un po' l'hanno un po' criticato, ma ricordiamoci bene che Gundam Build Divers è ambientato in un mondo virtuale, quindi ci stanno queste cene di custom da tutto qua. E ovviamente questo model kit qui io lo consiglio veramente un casino, più principalmente anche per modellisti principianti, perché è molto divertente da montare e ci si può giocare molto facilmente, quindi secondo me è veramente molto ottimo. Io ovviamente proprio questo qui lo straconsiglio proprio come modellino, anche modellisti tipo intermedio che secondo me con una piccola ripittura potrebbe andare molto bene, o anche qualche stuccaggio delle parti. E secondo me anche per livello professionistico o esperto, secondo me ci serve veramente un casino da customizzare tutto qua, magari staccando magari le parti dei lupi e della tigre. Secondo me ci potrebbe far venire fuori qualche custom davvero che non da poco, e magari forse per qualche bel diorama, secondo me è adattissimo. Quindi secondo me è un kit veramente consigliato, veramente un casino in pratica. Veramente molto bello, veramente molto originale, che a me veramente è moltissimo piaciuto. E ragazzi, questo è il mio parere complessivo su questo modellino qua. In pratica a me è piaciuto veramente moltissimo. Forse una cosa esagerata, forse uno fra i migliori della prima serie di Gundam Build Divers. Tutto qua, davvero mi ha soddisfatto veramente un casino tutto qui. E ragazzi, questo qui è la mia review, è conclusa su questo modellino qua. Vi invito a fare la vostra nei commenti e vi do come sempre i soliti inviti, come quello che se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace. C'è un bel commento, una piccola condivisione con voi altri, in modo da far crescere la lista del mio canale. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook, mi raccomando visitate, dove trovate foto, voi potete mio modello, potete entrare sul mio canale, trovate foto per gli altri miei modelli chiusi per album. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella, un po' non perdere tutte le mie notifiche sui miei prossimi futuri video da fare sul mio canale, dalle Gunpla Reviews, Super Robots Reviews, Super Heroes Reviews, Letterboxd Reviews e Transformers Reviews, tante mini rubriche, ci sono tante cose interessanti e non solo altro, anche tante altre chicche molto interessanti per i collezionisti. Bene ragazzi, con questo è proprio tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato la mia recensione e noi ci vediamo al prossimo video. Un ciao da me e da questo fantastico Gundam Giant Alto, e un ciao dal vostro Ranger. Ciao ragazzi.